divenne capitale del nuovo regno d'Egitto, fondata dai faraoni dopo un periodo di crisi e di invasioni straniere. Da allora gli egizi smisero di edificare piramidi e presero a costruire per i loro sovrani sontuose tombe sotterranee a Camera. Sara, continua tu. Anche le regine furono sepolte in tombe simili, ma in un altro luogo, la Valle delle Regine. Per Hatshepsut invece fu fatto un esercizio. Già finita allora, tra poco dobbiamo andare via. E già, quando siamo tutti insieme il tempo vola. È vero, a volte quando sono a casa il tempo non passa mai. Va bene, continuiamo domani. Una volta tornati a casa, i ragazzi cercano di passare il tempo come meglio possono. C'è chi guarda la TV, chi legge un libro, chi sta davanti al computer, chi cerca di dormire, chi gioca ai videogame. Mark è uno di questi. Un giorno, mentre è bagnato con il suo videogioco preferito, all'improvviso la PlayStation va in fumo. E adesso cosa faccio? Mi annoio da morire. Mentre piange, si poggia sul letto e man mano si addormenta. Come si gioca? È facile, devi colpire il bersaglio con questa mazza. Bello! Questo che gioco è? È il piripizzotto, devi saltare chi sta sotto senza toccarlo. È divertentissimo. Forte, ma prima dovrei convincere i miei amici ad uscire di casa. E questo, che cos'è? È lo strumbolo, la trottola che usavano i nostri nonni. Forte! Quella bendata non si farà male. Ma no, è solo il gioco della mosca cieca. Chi sta intorno non deve farsi toccare da chi è bendato. E tutti gli altri cosa fanno? Semplicemente si divertono. Stanno insieme all'aria aperta con i giochi che una volta facevano i nostri nonni. Tempo bello una volta. Cosa che noi oggi quasi non sappiamo più fare. Stavo solo sognando. Però anche io posso divertirmi così. Dopo aver chiamato i suoi amici, Marco esce di corsa di casa. Otto bambini si tengono per mano. Saltano, giocano, fanno battaglia. Corrono in fila, stretti in catena. Volano insieme sull'altalena. Nessuno la mano dell'altro molla. Appiccicati su un collo a collo. Se cade uno, cadono di sotto. Tutti quanti fino a otto. Ma sempre uno rimane sano. Porta fortuna a tenersi per mano.